Eccomi a casa ragazze, ho comprato due cosine precise, ero uscita principalmente intanto per fare delle commissioni e poi dovevo acquistare delle scarpe col tacco questa sera perché ho la cena di lavoro di mio marito e non avevo tacchi comodi e quindi ho detto vabbè andiamo a fare un giretto. Sono stata da Costa Calzature e adesso vi faccio vedere le scarpe che ho acquistato. Voi sapete quanto io ami vestire sportivo, quindi stasera farò una super eccezione. Le ho prese di questa marca, si legge? Sì. Sono molto carine e anche comode, devo dire. Aspettate. Queste sono le scarpe con il plato alto e il tacco un po' squadrato. Le ho provate e sono comodissime e soprattutto la pianta del piede non sento pressione, quindi dovrebbe andare bene stasera. Vedremo se tornerò a casa con i piedi addormentati. Poi all'uscita, come sapete, c'è sempre acqua e sapone e che fa Silvia, non si ferma ad acqua e sapone, soprattutto quando sono con mia mamma, sono più libera di fermarmi nei posti. E intanto ho preso questo qui, mi hanno dato il calendario del 2024, carino, molto molto bello. Poi sono sempre comodi i calendari a casa. Poi ho comprato la ricarica dei panni Swiffer. E poi cosa ho preso? Ho voluto provare questo Ajax, quello adatto per chi ha animali. Ho sentito dire che è molto buono e in realtà l'ho odorato e non è male. Ho preso una confezione di carta igienica, i pannetti questi qui sempre della Swiffer. Per la cura del viso ho preso due maschere, queste qui della Geomar, mi piacciono tantissimo, soprattutto se trovate quella al miele che è fantastica, lascia un profumo bellissimo nella pelle, però erano finite e quindi ho preso due di queste qui. Un dentifricio che era anche in offerta. Sempre sui social ho visto che è molto gradevole il profumo di questo Ambipur con fragranza al biscotto alla vaniglia. Proveremo, anzi lo vado subito a mettere, anche se nel caricatore ho già il profumatore, ma lo conservo. Voglio provare subito questo. Poi cosa ho preso? Ok. Un profumo a tessuti e ambiente, questo qui della Sweet Home Collection, odore di talco. Sempre per la cura della persona, che non ci c'entra niente nella cura della persona, vabbè, ho preso il rossetto, questo qui, che devo dire ragazze, l'ho provato sulla mano, ho provato a toglierlo. Non so se si nota, sono andata in giro così questa mattina con la macchia nella mano. Vi dico che non so quante strofinate gli ho dato e non se ne va, quindi spero che sia così pure per la durata delle labbra, perché io odio i rossetti che dopo un'ora che ce li hai sembrano tipo labbra sporche e non colorate. Poi sono passata alla Lidl, ho comprato, vabbè, mi servivano due confezioni d'acqua, ho preso l'acqua della Levissima che era in offerta, non mi ricordo quanto. Però ho preso due cassette d'acqua e poi ho preso il sale, questo qua, che l'avevo finito, e poi un pacchettino di questo per quando vengono gli ospiti, sempre meglio averli dentro. Per il resto, ragazze, shopping fatto, ho comprato anche il caffè, ma non vi sto a fare vedere il caffè. E lo shopping è finito, adesso sistemo, faccio pranzo perché ho troppa fame. Nel frigo ho le patate, se non mi sbaglio, bollite di ieri, mi pare di sì, mi riscaldo quelle e con una scatoletta di tonno e poi mi rimetto all'opera con le pulizie.
automatici dell'INPS al mese per i nuclei in cui siano presenti minori, disabili, over 60 o persone in condizioni di svantaggio. Ci sono dei ministri che hanno adottato diversi provvedimenti, tra cui anche l'esame preliminare del decreto legislativo in materia di riordino dei settori connessi alla quinta rata del piano, ma c'è una dichiarazione di Giorgia Meloni che ha detto oggi il governo ha centrato un altro obiettivo importante. La cabina di regia ha infatti ratificato l'aggiungimento dei 52 obiettivi che sono necessari. Thank you.
Finalmente ragazze, ho quasi finito di fare le pulizie, sono esausta, non è che abbia fatto chissà che cosa, ma è da stamattina alle 8, da quando mi sono alzata, che sono iperattiva. Comunque, ho finito adesso di fare lato salotto, infatti ho fatto la striscia, ho lavato qui, mi sono fermata nel corridoio qua e mi manca la cucina. Però per adesso voglio un caffettino, sono le 3 meno un quarto. Poi mi finisco qui e mi vado a fare la doccia, mi sistemo. Non so ancora cosa devo mettere. Aspettate, ok. Diciamo che bene o male i vestiti eleganti sono quelli, non ho chissà che abbigliamento. Ho comprato giusto appunto qualche vestitino qualche anno fa, se non mi sbaglio era da Luna Lee, sì, avevo fatto scorta di vestiti, ho visto barcollare la telecamera, ho fatto scorta di vestiti e che c'erano gli sconti, erano bellissimi, aspettate, e quindi ne ho tantissimi di vestitini, infatti sicuramente metterò uno di quelli e mostro. Le scarpe le ho comprate oggi. Sono a posto. Comunque spero di riuscire a farvi vedere la serata, a filmare qualcosina. Me la voglio godere, quindi non starò lì a filmare tutto, però un qualcosina sì, perché se è come l'anno scorso è bellissimo ragazze, una serata bellissima. E fanno lo spettacolo, poi dovrebbero fare la cena buffet, troppo troppo bello, col catering che è di una zona che a me piace tantissimo e spero che sia quello. E niente, stasera mi vado a strafogare di cibo ragazze. Già ho deciso, infatti il mio scopo era comprare delle scarpe comode da poter stare in piedi davanti a dove mettono il mangiare e non smuovermi di lì. Già l'ho detto alle mie amiche, le ho detto ragazze, stasera ci andiamo a strafogare perché è veramente, veramente buono se è il catering che dico io. Comunque, mi bevo questo caffettino e finisco di sistemare. Ho giusto appunto da svuotare la lavastoviglie. E pulire il lavandino, lavare quei due piatti che ho utilizzato per pranzo, la tazzina, vabbè, e poi basta ragazze, veramente la casa è splendente. Certe volte mi fisso con le cose che pulisco e ripulisco. Ah, ho notato la differenza di utilizzare i guanti, e sono bellissimi, sono quelli della Spontex e sono comodissimi, calzano perfettamente nelle mani, non sembra quasi di averle. L'unica cosa è che se uno non è abituato mi sento un pochettino impacciata, ma mi abituerò e comunque è bello che uno non si sente con l'odore di candeggina nelle mani, odore di detersivi. Quindi inizierò a utilizzare sempre, almeno per il bagno, perché quelli del bagno, dei detersivi, secondo me sono più aggressivi rispetto a quelli della cucina, perché comunque in cucina uso il Cif, vado a utilizzare cose che comunque possono stare anche a contatto, tipo il Napisan che si può mettere sul tavolo dove che comunque, anche se non lo vai a risciacquare, il mangiare a contatto non fa problemi. Non so se mi sono spiegata. Comunque sono quelli senza risciacquo, quindi sono più delicati. E niente ragazze, mi bevo il caffettino e continuo, se no non finisco più. Ragazze, sto andando a lavare i pupazzini di Kami e anche la super cuccia che sta facendo un po' di puzza. Io la lavo ogni settimana, ma siccome ha piovuto in questi giorni, quindi la lavo un po' prima, sarà che si è presa di umidità. E come detersivo vado a mettere detersivo normale con l'ammorbidente e insieme alla cuccia ci metto anche un pochettino di Ace Gentile per disinfettare, almeno se la trovo, penso che l'ho lasciata di là. Come vi dicevo, vado a mettere direttamente nel cestello un po' di Ace Gentile, un tappino. E poi il classico detersivo che utilizzo per tutto il resto del bucato. L'ammorbidente io utilizzo, come sapete, il Monomour, quello o quello nero o quello là dorato. Che mi sto trovando troppo troppo bene ragazze, veramente lascia un profumo nel bucato che è una meraviglia.
Comunque, il giro della centrifuga la faccio fare a 800 perché se no si blocca. Ogni volta che la faccio a 1400 con questa cuccia all'interno si blocca sempre la lavatrice. Non so perché, forse non arriva bene a girare perché inzuppandosi di acqua penso che non riesce a lavorare bene il cestello. Comunque, scusate che c'è buio. Sono nello sgabuzzino. Come al solito non ve lo faccio vedere perché c'è un manicomio. Quella è parte off limits della casa, poi vi ho fatto vedere tutto. Comunque mi sto andando a dare una bella lavata ora. Vado a sistemare il tappeto. Vado a buttare l'acqua del mocio. Per oggi ho finito, ragazze. Sono soddisfatissima. Poi c'è un profumo. Ho utilizzato. Cioè, come avete visto, ho attaccato questo profumatore, quello dell'Ambipur. Ma troppo buono, troppo. A chi piacciono gli odori dolci, con questo impazzisce. Ve lo straconsiglio. Ragazze, mi sono assolutamente stufata di questo ciuffo e ho deciso di dargli una corcettina leggera, leggera. Strumenti di lavoro. Forbicina e pettinino. Avanti. Ragazze, tagliarli agli altri non è mai come tagliarli soli. Allora, ragazze, questo è l'outfit di stasera. Mi sento stranissima perché lo sapete che vesto sempre sportiva. Le scarpine che ho comprato oggi sono comodissime, ragazze. Sembra di non averle i piedi. Strano. Comunque, veramente mi sento troppo troppo strana. Ho messo poi questo coprispalle qui che avevo comprato abbinato al vestitino. E questo è il vestitino di Nuna Lee, anche il coprispalle. E qui ho anche il cappottino rosso, tema natalizio. Sempre preso da. Aspettate. Sempre di Nuna Lee e io sono pronta. L'olio, poi ci mettete il vino, poi ci mettete la benzina, passate il pomodoro, e quindi già l'altro non è concluso, ci sembrava vino, invece la benzina.